Lassù tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolta ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, non da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio nel seno del Padre è Lui, Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Non c'è da fare una predica, voglio solo le ultime parole per avere chiarezza, brevemente, ma con intelligenza a chi ascolta. Dio nessuno lo ha mai visto. E come facciamo a conoscerlo? Risposta. Il Figlio unigenito che è Dio, cioè Gesù Cristo, questo bambino che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Ne segue: nessun altro ha rivelato Dio, né Buddha, né Maometto, né Zoroastro, né qualunque altro, nessuno. Gesù Cristo, lui è il vero Dio. Lo diciamo con intelligenza, con delicatezza, ma con fermezza, perché siamo l'intelligenza di tutti, tanto che poi a 100 anni, quando crescerà, andate, andate, predicate a tutti il mio Vangelo. Chi crede si salva, chi non crede è condannato. Signore, grazie della fede che mi dai e c'hai a tutti noi. Amen. Amen. Credo in un solo Dio. Lassù tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò.